L'Italia è prima in Europa per numero di contagi. Sono oltre 50 le persone positive al coronavirus. Tra il giallo, il rosso e l'arancione, vi ho visto combattere senza sosta e resistere tra le lacrime e i sorrisi di chi sa che dopo la tempesta arriva sempre il sole. E allora eccomi, il sole finalmente sta arrivando. Dalla mia culletta vi guardo attentamente e mi sembrate tutti così strani con le mascherine sul volto. Non vedo i vostri sorrisi che vi accompagnarono in quella notte di oltre 2000 anni fa, ma le emozioni che leggo nei vostri occhi sono sempre le stesse. Quest'anno nasco davanti ad una chiesetta, allestita con cura da tante mani laboriose che hanno voluto aspettarmi con speranza nelle lente giornate di lockdown. Vedo attorno alla mia culla anche dei medici, nelle loro mani quell'ossigeno che in questi mesi è servito a tante persone. A tutti loro e a chiunque in questa pandemia si è prodigato e ha lottato senza paura, per coloro che hanno avuto bisogno, io dico grazie. È un grazie che parte dal cuore. Ogni gesto che avete compiuto, ogni carezza, ogni sguardo che avete donato ad un malato è come se lo aveste fatto a me. Sono felice di nascere in questo presepe di lana perché posso portarvi il calore della speranza. Non abbiate paura, disse qualche anno fa un grande uomo, ed io oggi ve lo ripeto da questa piccola culla, di questo piccolo presepe fatto con il cuore. Non abbiate paura. Siamo all'alba di un nuovo bellissimo giorno. Buon Natale da Gesù Bambino.